E pronti con pizza e cacio che vi farà venire una fame della Madonna. Tanto per cambiare ho passato la serata a Osteria Ubrigante e non tutto il cibo che vedrete è finito nel mio stomaco, ma questa volta tanto. Innanzitutto vi presento di nuovo Tonino. Il mio profilo migliore. Ero come sempre lì a filmare, solo che questa volta, ogni volta che vedevo qualcosa che mi piaceva, chiedevo a Tonino di farmela e questa era la risposta. Grazie. Prego. Prima di parlarvi di questi spaghettoni, scena da circo. Che succede? Perché? Sarà lo spaghetto di Belzebù. Questo è un patè di olive, ovviamente olive loro, super nere, super saporite senza essere salatissime e niente, è solo olive, poi sopra una grattugiatina di formaggio, un pochino di limone e pronti. Non è nel menu principale, ma se chiedete ve lo fanno. E ovviamente gli spaghettoni sono fatti a mano, era una roba bestiale, li ho amati. Dovevamo girare una video risposta su come si fanno le patatine fritte, quindi ne ho mangiato un po' anch'io, mi sono sacrificata. Sono buonissime, raga, ma non c'entrano niente, con quelle industriali, non vengono così croccanti, sono proprio diverse. E hanno un gusto di patata, buona la patata. A un certo punto la cipolla eritropea si unisce alla lotta. Cipolla del loro orto che viene usata per condire questa super salsiccia. Salsiccia che cuoce a fuoco lentissimo, viene super dolce, strabuona. A proposito di carnazza vi presento la pancia e la salsiccia split. In sostanza una salsiccia è un caciocavallo piastrati e poi fatti a sandwich. Buono, ma non nelle mie corde, per me è troppo salato. La pancetta invece è bestiale, storia d'amore tra noi e il grasso che si trasforma subito in una citazione di Matto Paiella. Mamma mia, è isso? no vabbè, una colazione del No, vabbè. antipasticaldi perché ogni volta c'è qualcosa di nuovo che non ho mai assaggiato. Sapete che io sono grande fan della maracucciata, prima o poi farò il poldo delle maracucciate, però menzione speciale per questa roba di melanzana con dentro la carne, cioè stavo svenendo, troppo buono. È buonissimo, non so cosa sto mangiando, ma è buonissimo. Infine il dolce, tartella con crema al lime e fragolina, fanculo le tartelle del Mulino Bianco, è bestiale. Stamattina pesavo 2 kg in più, ma ne valeva la pena e niente, se fossi gatto miau, fossi cane bau e fosse tardi, ciao.